Raccontami i fatti allora, dai. Cioè, praticamente questa qua ha cominciato a inveire di prepotenza, vaffanculo di qua, vaffanculo di là. Ma perché? Perché per il pallone? Sì, perché sono andato di là e là non potevo andare. Cioè, io ho detto, ascolta, di qua c'è il... Veramente gesticolo, è bellissimo. Cioè, vabbè. Di qua c'è il giardinetto per i bambini, figa, vuoi che non mi giochino al pallone, scusi. Vabbè, insomma, cos'è questa cosa? Ti ha detto, è sceso con lo spazzolone. Sì, è sceso con lo spazzolone. E ti ha colpito, ti ha picchiato con lo spazzolone. Sì, però io... E ti ha morso il braccio, fai vedere il livido. No, non si vede. Sì, abbastanza. Gli ho portato via il bastone di mano e lei mi ha dato un morso sul braccio, che è una cannibale. E poi lì è scattato il cartone. Dov'è che l'hai colpita esattamente? Qua, sul mento. Proprio andare giù secco, figa. Però non volevo fargli male perché ma gli ha fatto male? No, non gli ho fatto male, però gli sono volati gli occhiali, sono volati e poi chi è che ha urlato poi? Cos'è che ha urlato lei? Lei urlava poi guardo incazzare e me ne sono andato via. Vabbè, insomma, è stata una tragedia. Una tragedia greca, un casino pubblico, uno sputtanamento qua. Tutti i genitori, tutti i bambini, figa, che vediamo questa che era pazzoide. Sto parchetto qua. Urlava come non so che cosa, una foca mi sembrava. Perché è napoletana? Non lo so che cos'è, napoletana, siciliana, veneziana, che cazzo ne so. Oh, dai.